La Magna Grecia tra mito, leggende e storia, ovvero un'epoca di grande splendore. Sono orgoglioso di presentare al grande pubblico un evento di straordinaria portata nel campo delle arti visive, che si terrà in Lecce il prossimo 15 luglio 2023. Sono il presidente del Comitato d'Onore, al quale, unitamente al direttore artistico ed ognuno per le proprie competenze, è stata affidata l'incombenza di selezionare gli artisti internazionali che operano nel campo delle arti visive. Portiamo avanti da diversi anni un progetto di promozione del territorio, unico ed indipendente, tale da riproporre la nostra antica terra di Puglia, sita nel profondo sud dell'Italia, come la radice dalla quale partirono le civiltà dell'antica Grecia e dell'antica Roma. Personalmente, per lunghi anni, ho lavorato presso il nucleo della tutela del patrimonio artistico dell'Arma dei Carabinieri e proprio questa mia attività professionale mi ha consentito di essere testimone della immensità di siti e di reperti archeologici sparsi sul nostro territorio che i nostri amici che saranno presenti a Lecce potranno visitare. Quella terra di Puglia, le cui sponde si affacciano sul Mediterraneo e che videro affermarsi il periodo ellenico della Magna Grecia. Per questo, secondo la tradizione della nostra Accademia, abbiamo deciso di intitolare il prossimo evento a Zeus, il re di tutti gli dei, tra mito e leggenda, poiché particolarmente significativi sono per noi i miti che si riferiscono ai momenti delle colonizzazioni operate dai greci nei secoli nelle nostre terre, successivi alla guerra troiana. Sono certo che gli artisti selezionati, che rappresentano il top dell'arte contemporanea, che saranno con noi a Lecce il 15 luglio, vivranno una esperienza unica nel suo genere, che arricchirà il loro curriculum e il loro personale patrimonio culturale ed artistico. Vi aspetto a Lecce.